Una giornata di preghiera, digiuno e invocazione all'unico creatore da parte dei fedeli di tutte le religioni. È quanto è accaduto lo scorso giovedì 14 maggio, accogliendo l'appello dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana e di Papa Francesco. Anche il cardinale Zuppi ha fatto propria l'iniziativa che ha avuto a Castelfranco Emilia uno dei suoi momenti di svolgimento nella sala consiliare del paese. Il momento di riflessione ha visto la partecipazione, fra gli altri, del sindaco Giovanni Gargano e del parroco Remigio Ricci, insieme col responsabile della locale comunità islamica Bassem Ben Salah. In questo momento abbiamo bisogno di messaggi e di unità in cui la comunità tutta insieme, e mi fa molto piacere che anche in altri stati abbiano risposto tutte le varie religioni a questo messaggio unitario, perché è attraverso questi messaggi che riusciamo a curare l'anima di questa e di queste comunità. Il documento sulla fratellanza umana, firmata ad Abu Dhabi, ci ricorda che la fede porta sempre il credente a vedere nell'altro un fratello da sostenere, da amare, mentre il coronavirus lacera i punti di riferimento. Ogni uomo e donna sentono l'urgenza di qualcosa a cui aggrapparsi, di un sostegno, di un fratello. Ma chi è questo fratello? Questo fatto ci interpella. Alla luce di questa esigenza va compresa e accolta la giornata di preghiera, digiuno e di opere di carità. Il virus ci ha lasciati praticamente nudi. Abbiamo bisogno di ripartire. Abbiamo bisogno di una società fondata su fratellanza, amore, compassione, solidarietà e soprattutto rispetto.